Cari amici, cari concittadini, buongiorno. Eccomi qui di fronte al mausoleo di Veltroni. E sto qui perché stamattina, no, mi è capitato fra le mani questo giornale. E dice: Policlinico dei Castelli, forse nel 2019 il collegio di vigilanza, organo di controllo, è tornato a riunirsi. Non succedeva da ottobre 2015. Hai capito che roba? Ora, questo mi ha dato uno spunto di riflessione, perché insomma sto benedetto ospedale, no? Doveva il cronoprogramma regionale del 2010, prevedeva la fine dei lavori il 17 marzo 2016, la data di fine cantieri è poi rinviata, è stata rinviata il 1 gennaio di quest'anno 2017, quindi spostata ancora all'11 novembre 2017 e infine all'inizio del 2018, forse nel 2019, 75 milioni di euro mancano per rendere interamente operativo il policlinico. E il motivo di riflessione mi deriva dal fatto che giorni fa è venuto a Itaxarf, alla festa dell'Unità, il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi, meglio conosciuto come il labbro di Firenze o anche come il bomba, e recriminava sul fatto: abbiamo perso un'occasione, le Olimpiadi. Hai capito che occasione che abbiamo perso? Abbiamo perso un'occasione, le Olimpiadi. Immaginate, ho portato solo questi due esempi, il Policlinico dei Castelli, 1990 mi sembra che fosse, o 99-98, e poi sta vela, pensate che attrippata si sarebbero fatti con le Olimpiadi. Oh, qua c'è anche un drone. C'è anche un drone che sta, chissà, sta facendo delle riprese, forse vuole immortalare sto mausoleo di Veltroni, sto fallimento, guardate che roba. Meditate gente, meditate. Qui c'è una banda che si è installata da qualche parte, per magnasse sto mondo e quell'altro. E il popolo bue paga, il mitico popolo bue.